è letteralmente crollato il ponte che collega l'abitato di Santo Stefano Magra con Albiano in provincia di Massa Carrara. Il ponte ha ceduto all'improvviso intorno alle 10:30 di stamattina, come il secolo XIX ci informa. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti. Due furgoni sono rimasti coinvolti andando a precipitare sul letto del fiume rimasti sopra la carreggiata collassata. Nella zona si percepisce un odore acre di gas. Al momento del crollo un grande boato è stato percepito fino a diversi chilometri di distanza. Il ponte era finito sotto osservazione lo scorso novembre, già per via di una crepa che si era formata nell'asfalto e che però era stata riparata. Un ferito in codice giallo in ospedale sarebbe il conducente del furgone, un altro autista sarebbe stato rimasto illeso per fortuna, a parte uno stato di shock che lo ha visto protagonista. Una vicenda questa incredibile che si è verificata, ripeto, oggi, 8 aprile 2020, alle 10:30 del mattino, dove c'è stato questo crollo tra la Liguria e la Toscana di un ponte, giù due furgoni, un conducente ferito, in via libera a novembre dopo un relativo sopralluogo. Vi ringrazio, ripeto, per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Se ci saranno eventuali aggiornamenti, ve li fornirò per tempo, al fine di informarvi diffusamente della situazione. Ciao dal vostro Leandro, narratore italiano di YouTube Italia.